essere particolarmente puntuali per la chiusura dei lavori, credo, ma così ho capito, me lo faranno poi sapere. Siamo in sede di audizioni informali e vedo che ci sono già dei collegamenti e faccio degli avvisi. In particolare vedo che è collegato l'avvocato Roberto Arcella e gli chiedo se mi sta ascoltando. La sento benissimo, Presidente, grazie. Allora, perfetto, sono audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge 766, che è il processo telematico, e quindi i nostri avvisi sono quelli che intanto, anche se lei vede di fronte, credo che veda inquadrato il banco della Presidenza, voglio farle presente che in realtà in aula ci sono i rappresentanti dei gruppi politici e che comunque, a prescindere da quelli che sono presenti in aula, la sua audizione potrà essere guardata da coloro che assistono a una trasmissione diretta web TV del Senato, che è stata autorizzata da parte della Presidenza del Senato. La Presidenza, tra l'altro, ha l'onere di interrompere gli auditi dopo un lasso di tempo di 8-10 minuti, dare la parola successivamente ai singoli membri della Commissione e poi restituirla. Questo è finalizzato a garantire pari tempo di esposizione ai singoli rappresentanti. Le do il benvenuto, Avvocato, la ringraziamo per aver accettato l'invito della Commissione. Mi è stato detto e mi è stata trasmessa una memoria che sarà oggetto di ovviamente approfondimento e le do la parola. Grazie Presidente, desidero ringraziare lei e tutte le senatrici e i senatori che mi hanno concesso questa opportunità. Andrò subito in medias res perché si tratta di un disegno di legge che al di là di quanto dirò di qui a poco a proposito della sovrapposizione allo stesso di molte norme contenute nel disegno di decreto correttivo Cartabia, dimostra una lungimiranza del relatore, dal momento che affronta delle tematiche relative al processo civile telematico con una spiccata tendenza verso la modernizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Considerato il poco tempo che ho a disposizione, cercherò di concentrare l'esame sulle norme che restano, per così dire, in piedi dopo che, alla luce del decreto correttivo Cartabia, le altre avranno perso, diciamo, di attualità, dal momento che in qualche modo questo disegno di legge anticipa delle correzioni al codice di rito sulle quali poi successivamente è intervenuto il citato correttivo. Trovo molto interessante le norme che mirano all'abrogazione delle previsioni relative al ritiro del fascicolo di parte. Lo trovo molto interessante sia perché, come ha rilevato recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il processo civile telematico ci mette di fronte a una realtà totalmente diversa nel rapporto e nella gestione con i documenti depositati in modalità telematica, perché nel concreto il fascicolo di parte non è più ritirabile, ma soprattutto perché in generale, anche per quel poco che residua di analogico nell'ambito del processo civile, io trovo francamente che sia un segno di alta civiltà giuridica proporre qualcosa come l'abolizione del ritiro del fascicolo di parte. Lo ricordo a me stesso che il fascicolo di parte può essere ritirato solo nel processo civile. È istituto del tutto estraneo, per esempio, alla giurisdizione amministrativa e alla giurisdizione tributaria, nelle quali i documenti depositati dalle parti diventano tutt'uno col fascicolo d'ufficio e possono essere ritirati soltanto con la definizione, col passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento. Ricordo altresì che prima delle sezioni unite del 2023, il ritiro del fascicolo di parte aveva
provocato una serie di problematiche che avevano poi determinato diverse pronunce della Corte Suprema di Cassazione, che ha dovuto in qualche modo allambiccarsi di fronte a questa realtà strana. La parte deposita un documento, poi non lo deposita tempestivamente all'atto del passaggio del deposito della comparsa conclusionale, allora il giudice non ne può tener conto. Oppure ancora la parte che ha depositato un documento e che è stato magari decisivo ai fini del giudizio di primo grado, poi magari rimane contumace in grado di appello e non ridepositando quel documento lo stesso non resta più a disposizione del giudice di appello, che nel concreto poi si trova a decidere su una realtà istruttoria totalmente diversa. Bene, a mio modo di vedere, questo disegno di legge in parte qua interviene a correggere quello che è, a mio modo di vedere, una distorsione del principio del dispositivo della prova. Viene valorizzato il principio di immanenza della prova, il giudice di appello potrà decidere sulle stesse prove, sulla base delle quali ha deciso il giudice di primo grado, per cui esprimo un giudizio assolutamente favorevole a questa modifica legislativa. Sempre restando sul tema, un'appendice, passando alla corrispondente norma relativa al processo davanti al giudice di pace, è a mio modo di vedere necessario apportare una correzione alla proposta di modifica del 320. Dal momento che non si tratta di consentire il deposito cartaceo soltanto nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 316, ma di estenderlo a tutti i casi nei quali è consentita la costituzione della parte senza il Ministero del Difensore. Quindi, anche nei casi di processi di valore superiore a 516 euro, vecchio milione di lire, nei processi nei quali la parte sia stata autorizzata a difendersi personalmente. Sui termini del controricorso per Cassazione, il correttivo Cartabia è intervenuto già con una proposta di modifica del 371, che è sostanzialmente sovrapponibile a quella proposta con il disegno di legge 776, per cui procedo oltre, ed è molto interessante e da me condiviso appieno il disegno di legge nella parte in cui propone la modifica del 288, procedimento relativo alla correzione di errore materiale, con la previsione di una sorta di contraddittorio eventuale. Sono frequenti gli errori materiali commessi nelle sentenze, è il caso di dire proprio in ragione dell'utilizzo del processo telematico che in qualche modo agevola gli errori materiali, per cui è, come dire, profondamente ingiusto, sembra profondamente ingiusto costringere la parte incolpevole che subisce un errore materiale, un mero recuso, vedersi costretta a una fissazione di un'udienza, a un onere di notifica alle altre parti, ben venga questa modifica che in qualche modo sfrutta le potenzialità del processo telematico e i sistemi automatizzati di notificazione e comunicazione di cancelleria. Trovo anche molto interessante la proposta di modifica dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione, nella parte in cui mira a correggere qualche equivoco che sorge, alla lettura della norma introdotta con il decreto legislativo 149 del 2022. Trovo molto interessante anche che, si precisi in qualche modo che, sono gli atti processuali a dover contenere degli schemi, mentre gli schemi degli atti, degli schemi dei, destinati al trasferimento delle informazioni
nei fascicoli informatici di cancelleria sono altra cosa. Devo dire che questo errore, questo equivoco ingenerato dalla formulazione attuale dell'articolo 46, quinto comma delle disposizioni di attuazione, è stato in parte corretto dal decreto ministeriale 110 dell'agosto del 2023, per cui andrebbe fatta, a mio modo di vedere, qualche riflessione sull'opportunità o meno di modifica di questa norma. Per La quanto interrompo un riguarda... momento, così do la Prego. parola ai commissari, anche ho visto tra l'altro sfogliando la sua memoria che lei ha avuto una buona capacità di sintesi perché già ha illustrato praticamente tutti i paragrafetti, ha chiesto di intervenire intanto la senatrice Lopreiato, poi la senatrice Lopreiato, prego. Grazie Presidente, volevo assolutamente ringraziare l'audito per il suo intervento e per la chiarezza espositiva. Proprio mi ricollego all'ultima circostanza, all'ultima che lei stava appunto enunciando, quello in merito alla proposta di modifica dell'articolo 46, quinto comma, delle disposizioni attuazione del codice di procedura civile. Mi domando se lei ritiene che il decreto ministeriale numero 110 del 2023 consenta di superare le difficoltà interpretative della norma così come è formulata oggi. Grazie. Prego, avvocato, per le Vuol sue dire che conclusioni. il decreto ministeriale 110 è una fonte subordinata, quindi rispetto alla norma primaria che è contenuta nell'articolo 46,5 delle disposizioni di attuazione. L'equivoco contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 46 è che la norma parla di schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Il punto è che allo stato dell'arte, ma credo neanche in un futuro, non possono transitare le informazioni dall'atto del processo ai registri di cancelleria. Esiste una tecnologia ben precisa nell'ambito del processo civile telematico che prevede l'utilizzo dello standard XML e di un documento che contiene le informazioni strutturate che si accompagna all'atto del processo. Ecco perché c'è un equivoco nella norma principale, nella norma dell'articolo 46, così come ora formulato. E come dicevo, la formulazione della stessa norma contenuta nella proposta nel disegno di legge 776 probabilmente ha una potenzialità chiarificatrice e probabilmente ecco, ha ragione la senatrice Lopreiato che sul fatto che il DM di per sé ha una portata chiarificatrice, ma probabilmente non è esaustiva da questo punto di vista. Grazie avvocato, allora la ringrazio a nome di tutta la Commissione. Ricordo che è stata già depositata la memoria, che peraltro è stata anche illustrata e che resta agli atti. A questo punto possiamo chiudere il collegamento con l'avvocato Arcella. Sì, e poi andiamo al 954. Buongiorno, grazie e arrivederci. A presto, intanto passiamo ad altre audizioni. Salutiamo il Presidente.